Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Tu dai. Che stagione sarà per Vasquez? No, spero di fare un buon torneo, di ganarmi la confianza del tecnico e poter stare entre los 18. Después lucharé por un lugar entre los 11. Spero di guadagnarmi la fiducia dell'allenatore, di fare un gran campionato e provare prima a stare fra i 18 giocatori che formano parte della squadra, e poi sicuramente mi cercherò di guadagnare un posto fra i primi 11. Ieri questa prima amichevole per te, che è andata direi bene nonostante la fatica data dai carichi di lavoro, che indicazioni hai avuto a livello personale di intesa con Nicoli, con lo stesso attacco? Muy bien, creo que fue un buen partido, los goles son importantes. Con Nicoli me entiendo bien, es un gran jugador y bueno, espero ganarme la confianza del técnico. Y nada, lo que me va a pedir el técnico es ser un poco más agresivo a la hora de que la pelota esté en el contrario, ¿no? Bene, mi sono trovato molto bene con Fabrizio, sono contento della mia prestazione. Segnare mi dà fiducia per guadagnarmi un posto, sono contento per quello che ho fatto e niente, continuerò a lavorare così per guadagnarmi la fiducia dell'allenatore. Marco. Ciao Franco, Marco Russo, giornale di Sicilia. Senti, questo tuo nuovo ruolo, giochi da seconda punta, un po' più avanti rispetto al passato, come ti trovi e se questo può aiutarti a fare più gol? Molto bene. En Argentina el último año jugué en ese lugar, estoy un poco más cerca del arco y eso me da la posibilidad de poder convertir más o tener más chance, ¿no? de hacer un gol. Me siento bien, un puesto que conozco y bueno, espero estar bien y hacer un buen torneo. Bene, mi trovo molto bene perché già in Argentina l'avevo fatto. E mi dà una mano per stare più vicino alla porta e per arrivare al gol. Mi sento molto, molto bene giocando in quella posizione e spero di fare un grande campionato. Sono Antonio Guido, Corriere dello Sport. Dybala è un concorrente temibile? Dice che sia uno che qua in tua posizione sia temibile. Dice. Sì, todos son temibili, por eso están acá en el grupo. Lo conozco de Argentina, ha jugado muy bien, ha hecho muchos goles y bueno, seguramente pelearemos un lugar como con otro. Sí, es un grande jugador, lo conozco da Argentina, lo he visto jugar, la concorrencia fa siempre bien, quindi lotteremo per prenderci un posto nei 11 primi. Alberto. Ciao Francesco. Alberto Giorgino, DRM. Quali sono le impressioni che ti ha dato in questi primi giorni di ritiro mister Sandino? Che rapporto c'è con il mister? È un tecnico che è molto tattico, le gusta essere aggressivo, sempre pensare in arco in frente, manejar bene la pelota. Y bueno, eso, pero una buena prestación, así que nada, espero como dije, ¿no? Ganarme la confianza y estar en la mente de él para poder jugar. No, el allenatore es molto, molto tattico, que vuole siempre la agresividad, andare siempre a cercare l'arco avversario. E continuerò a lavorare così per guadagnarmi un posto. Francesco, qual è l'impressione che hai del Palermo che sta nascendo? Tu eri già qua nel gennaio dell'anno scorso,
periodo forse, anzi sicuramente meno positivo, meno bello del Palermo di Serie A, se ti sembra una squadra che si sta allontanando molto dal passato, se sta costruendo basi nuove per un nuovo ciclo. Sí, la verdad los seis meses que me tocaban estar no fueron muy buenos, pero bueno, ahora se cambió mucho en el club para bien, así que esperemos entre todos, ¿no?, hacer un gran torneo, pelear por puesto de arriba, que es la idea. Ojalá que todos tengamos un buen torneo y estemos cerca de por lo menos de pelear por un lugar en una copa. Sì, sono arrivato in un periodo un po' particolare, però adesso la società ha fatto grossi cambiamenti e noi insieme a loro speriamo di poter portare al Palermo dove merita essere e provare a raggiungere obiettivi che sono di giocare le coppe. Angelo Morello, TGS. D'accordo che la concorrenza fa sempre bene e comunque non è un problema, però rispetto allo scorso campionato ci sono meno possibilità di trovare posto ogni squadra, perché col 4-4-2 sostanzialmente, mentre prima si poteva giocare trequartista o seconda punta, adesso si può giocare soltanto punta, e la concorrenza è abbastanza ampia perché a parte di Bala che è arrivato c'è sempre Hernandez, Miccoli e altri. Ecco, dico, c'è un'ipotesi di poter eventualmente trovare spazio anche in altre zone del campo oppure soltanto come seconda punta? Sì, è vero, per giocare delantero hay muchos jugadores, pero bueno, todos pelearemos por un lugar, nadie tiene il puesto asegurado. También he jugado de volante por izquierda, de doble 5, así que il tecnico lo sa e anche può confiare in me in esos puestos. No, che sì, veramente siamo in tanti attaccanti per due posti, però ho fatto pure esterno del sinistro e pure ho fatto il centrocampista centrale, però lì c'è Barreto, quindi niente. No, scherzo. No, però ho fatto pure, ho giocato pure centrocampista, però vabbè, come dicevo prima, concorrenza fa sempre bene e cercheremo di fare un grosso campionato. Le ultime tre per passare, Anselmo, Elia e Guido a chiudere. William Anselmo, Mediagol.it, una domanda, una curiosità, ci sono tanti tuoi tifosi che hai lasciato in Sud America che continuano a riempirti di messaggi d'affetto, cosa vorresti dire a loro e poi cosa vorresti dire invece ai tuoi tifosi del Palermo che ti vedono come comunque uno dei giocatori importanti di questa squadra e che quindi si aspettano molto da te? Sì, los hinchas de allá de Argentina, pero especialmente de Belgrano, me tienen mucho afecto por las cosas que hemos logrado, ¿no? Así que siempre estoy agradecido a ellos. Y bueno, acá de los hinchas de acá de Palermo también siempre me han llevado muy bien, así que no, estoy contento, espero hacerlo feliz entre la cancha y dar lo mejor. Voy a dar lo mejor cada vez que me toque jugar, así que nada, eso. Sí, sicuramente i tifosi del Belgrano mi fanno sapere il loro affetto per quello che abbiamo, per i traguardi che abbiamo raggiunto, e sicuramente quelli del Palermo pure mi hanno fatto vedere il loro affetto, e spero ringraziare sul campo facendo vedere cose buone e facendo un gran campionato. Ciao Franco, ti senti più sicuro rispetto al tuo arrivo a Palermo? Quanto sono stati importanti questi sette mesi per il pieno inserimento nella nuova realtà? Muy bien, creo que cuando llegué era todo muy nuevo, un cambio muy grande. Ahora ya me siento adaptado,
conozco un poco más, ¿no?, cómo se juega en Italia, así que nada, espero andar bien, hacer bien las cosas y lo principal, ¿no?, que al equipo le vaya bien como grupo. Sí, sì, è stato un cambiamento molto grande, però quei sei mesi mi hanno servito per inserirmi e capire come è il calcio italiano. E adesso mi sento pronto per fare un grande campionato e per dimostrare il mio valore. Gol quanti? Pochi ma buoni. Gol quanto vuole? Poco, però buono? Pregunta. No sé, espero primero jugar y hacer las cosas bien. Después los goles si llegan mucho mejor. Espero prima di giocare dare il mio contributo per la squadra e poi sicuramente facendo bene le cose gol arriveranno e si arrivano molto meglio. Grazie a tutti, grazie. Allora, il notiziario lo pubblichiamo entro un'ora, il pomeriggio a Squadra Libera, il programma di questa sera alle 21, di domani non è stasera alle 21. Grazie. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.